Scontro bene, molto bene. Peraltro col ministro Fitto ci eravamo già parlati pochi giorni fa in occasione dell'arrivo di Ursula von der Leyen e della presidente Meloni nel sorvolo che abbiamo fatto delle zone alluvionate e quelle colpite dal dissesto in montagna e in collina. Da un lato il ministro ha confermato la volontà di arrivare il prima possibile a un accordo con le regioni sui cosiddetti fondi sviluppo e coesione. Per noi vorrebbe dire ovviamente centinaia di milioni di euro a disposizione della regione, e appena il ministro sarà pronto con le regioni a sottoscrivere l'accordo, noi siamo, come solitamente fa l'Emilia Romagna, già pronti con la destinazione dei progetti, gran parte dei quali andranno sulla lotta al dissesto idrogeologico, sulla ricostruzione di infrastrutture, in particolare nella parte montana, dove sono proprio venute giù, noi abbiamo oltre 700 strade interrotte parzialmente o del tutto, e dall'altra sulla rigenerazione urbana, perché come sapete noi abbiamo una legge da 5 anni che si chiama consumo di suolo a saldo zero, che ci ha già permesso di tagliare 11.000 ettari di suolo che doveva essere consumato dalle precedenti programmazioni, e adesso ne taglieremo altrettanti, altri 11.000 ettari. Dall'altra parte, se si aprissero nella ricognizione che il governo fa e farà sul PNRR altri spazi di risorse sul dissesto idrogeologico, noi saremmo pronti a presentare ulteriori progetti per aumentare la quota che già stiamo investendo e investiremo. Per quanto riguarda invece la programmazione che attiene proprio la regione 21-27, abbiamo detto al ministro che noi tra poche settimane saremo già nelle condizioni di un terzo addirittura dei 3 miliardi e mezzo complessivi alle diverse voci di investimenti che arriveranno però fino al 2027, siamo soltanto e non ancora a metà del 2023. E poi abbiamo fatto il punto, perché il ministro ha la delega ai rapporti con l'Unione Europea, rispetto agli impegni che von der Leyen ha preso. Da un lato abbiamo avuto questa, mi verrebbe da dire certezza, poi è chiaro che si attende sempre la conferma, ma insomma ha preso un impegno molto preciso su quella che è una delle prime richieste che anche il governo Meloni ha fatto e che abbiamo fatto anche noi, cioè l'attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo, che nel 2012, vado a memoria, vide arrivare per il dramma dei due drammatici terremoti del 20 e il 29 maggio, oggi è la ricorrenza della seconda scossa, circa 700 milioni di euro, e quindi noi ci aspettiamo alcune centinaia di milioni di euro. Ursula von der Leyen ha detto serviranno pochi mesi, e quindi quella sarebbe già una buona risposta, un'ulteriore boccata di ossigeno per risorse da impiegare direttamente nella ripartenza, nella ricostruzione della Romagna. Dall'altro noi chiederemo di poter accedere a un nuovo fondo che è disponibile da quest'anno con la riforma della PAC, della politica agricola europea, che entra in vigore dal 2023. C'è un fondo, chiamiamolo per le cosiddette emergenze o calamità, di alcune centinaia di milioni di euro. Speriamo anche lì di poter accedere a qualcosa, anche perché va ricordato, lo si dice poche volte, che il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare è probabilmente il più colpito, perché tra gelate, siccità, alluvione, lo dico in generale nel paese, in particolare in Emilia Romagna, dove l'agroalimentare è la seconda voce di export della nostra regione per circa 9 miliardi di euro, è un volume economico importante per lo stesso traino della crescita del paese. E poi vedremo se ci saranno ulteriori strumenti di flessibilità in Europa a cui accedere risorse. Quindi io do un giudizio molto positivo dell'incontro di oggi, stiamo lavorando molto bene col ministro Fitto e confido che le cose che vi ho appena descritto potranno procedere nel tempo più spedito possibile, anche perché noi siamo davvero pronti.